Manteniamo i piedi saldi nella razionalità, cerchiamo un rapporto, di instaurare un buon rapporto con il proprio medico, ma io credo anche un proprio rapporto con se stessi, quel rapporto che abbiamo dimenticato da tempo. E per questo vorrei interagire con Marco Guzzi, perché io credo, ma non sono l'unica, credo che siamo in molti a ritenere che occorre, anche per andare incontro, anche per affrontare ciò che ci raccontava il professore, occorre un vero e proprio salto intellettuale, oserei dire un salto quantico, che si può definire anche come l'educazione al pensiero, come lei ci ha insegnato, cioè il tirare fuori la testa dall'insignificanza della realtà, come lei ha detto in un recente video, dove ha definito anche questo periodo storico come dettato da una cultura e da una politica irresponsabili, non solo insignificanti. E vorrei citare proprio un suo scritto, dove lei dice: il più grande pericolo per l'uomo è di morire prima di essere nato. Stiamo tutti tentando di nascere nelle profondità del nostro dolore e della nostra speranza. Impariamo dunque con la poesia a parlare la lingua nuova del nascente. Quindi forse questo è il momento nuovo, è il momento buono per rinascere noi stessi e per far rinascere una nuova cultura, per creare nuove relazioni, oserei dire, salvifiche per l'uomo. È una. Sì, direi che quello che stiamo constatando è innanzitutto un crollo, no? Un tracollo, ed è un tracollo sistemico, nel senso che il Covid, è solo un episodio, cioè, o meglio, la modalità con la quale stiamo vivendo questa pandemia, che è stata descritta molto bene prima, questa modalità è solo un episodio, secondo me, una fase di un tracollo che c'era anche prima e da molto tempo. Un intero sistema, innanzitutto politico, quella, la prima cosa che vediamo, la denuncia che veniva fatta negli anni precedenti, no? Del finanz capitalismo fatta da Gallino, da tante persone anche che hanno denunciato un intero sistema, politico-economico, che aveva già svuotato, la vita democratica, dei suoi significati, cioè, lo dice Habermas, quindi un pensatore moderato, socialdemocratico, che ormai le democrazie, sono delle rappresentazioni, di poteri, non democratici, transnazionali, finanziari che gestiscono, diciamo, il mondo politico, come dei subalterni, insomma, come dei pupazzi più o meno nelle loro mani. Quindi c'è un intero sistema economico, politico, finanziario, ma come diceva bene, ancor più un intero sistema culturale, cioè, la trama dei significati, no? La trama dei significati, dei valori, sulla base dei quali, le civiltà vivono, è tutta sfilacciata. Non siamo d'accordo più su nulla, non siamo d'accordo più su nulla, nemmeno sulle cose, direi, più elementari. Non so che cos'è maschio, che cos'è femmina, che cos'è bene, che cos'è male, che cos'è bello, no? Ci mostrano nei musei e nelle gallerie d'arte come esempi di bellezza, cose più o meno mostruose o del tutto incomprensibili, e poi portano anche le scolaresche, no, a educarle al disumano, a educarle all'orrore, senza spiegare nulla. E io credo che ancora più profondamente non solo è un'intera cultura che sta tracollando, nelle proprie catastrofi, che sono, ripeto, antiche. Io leggo tutto il XX secolo in questa chiave, non a caso abbiamo avuto le guerre mondiali, si faceva riferimento alla prima, che non a caso si chiama mondiale, prima guerra mondiale, cioè i fenomeni nel XX secolo diventano appunto globali, mondiali, e specialmente quelli catastrofici, le guerre mondiali, la bomba atomica, i gulag, tutto quello che abbiamo vissuto nel XX secolo e che oggi è completamente rimosso.
cioè non se ne riflette più il significato, e quindi in realtà noi viviamo ancora in un'appendice catastrofica del XX secolo, no? Che poi si manifesta poi nelle piazze ancora con violenze appunto da XX secolo. Quindi ancora più profondamente, secondo me, è proprio come una base antropologica che non regge più, cioè un modo di essere umani non regge più, non funziona più, e qui ci sarebbe da fare una grande riflessione per capire che tipo di umanità sta realmente tracollando in questa catastrofe, perché se noi non comprendiamo quale tipo di umanità ha esaurito le sue possibilità evolutive, non possiamo, a mio parere, nemmeno intuire qual è la figura inedita di umanità che sta tentando di emergere proprio attraverso questa passione catastrofica. Ed è proprio questo, a mio parere, uno degli elementi più dolorosi della transizione, per dirla con Giulietto Chiesa. La transizione è catastrofica non solo perché porta con sé elementi evidenti di tracollo, no? Crollano interi sistemi di significato, sistemi economici, sistemi mentali, ma perché non abbiamo una cultura della transizione, cioè non abbiamo elaborato ancora un linguaggio condiviso che potrebbe benissimo aiutarci a procedere dentro questo processo, sia pure faticoso, con un altro spirito, no? Un po' quello che ascoltavamo dal professor Bizzarri: si può vivere anche una pandemia con spiriti diversi, si può vivere una pandemia con un terrore paralizzante, eccessivo, con un martellamento mediatico criminale e patogeno, che produce malattie gravi, oppure si può vivere anche una pandemia, così come si può vivere una guerra, si può vivere una prova esistenziale con una lucidità spirituale, razionale, che ci dà la forza, come l'ha data sempre all'umanità, di fronteggiare la prova. Io facevo notare in una conferenza abbastanza recente che nel XIX secolo ci sono state 7 pandemie di colera, 7 pandemie di cui 6 hanno toccato violentemente l'Italia, la prima nel 1835-37, poi negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, fino agli anni 90 dell'Ottocento. Con 600.000 morti solo in Italia per pandemie di colera. Eppure, durante queste cose evidentemente tragiche, no? Tutti ci ricordiamo che anche il povero Leopardi è morto di colera a Napoli a causa della prima pandemia di colera. Pare che si sia mangiato una gratta checca al limone, non era proprio la cosa probabilmente più sicura da fare durante un'epidemia di colera a Napoli. Però durante il XIX secolo, no, ci sono stati i moti risorgimentali, la prima guerra d'indipendenza, il 48 europeo, la seconda guerra d'indipendenza, la terza guerra d'indipendenza, è nato il socialismo, c'è stato Mazzini, cioè non è che ci siamo paralizzati, bloccati e non abbiamo fatto più niente. E tra l'altro, cosa anche su cui dovremmo riflettere, non se ne parla proprio di queste pandemie. Io ho guardato anche nei manuali di storia, cioè non se ne parla niente, non se ne parlava proprio. Sono andato a rileggermi le lettere d'amore di Mazzini di quegli anni alla sua amata, e a un certo punto non ne parla mai, solo a un certo punto dice sì, ho saputo che sei stata in lazzaretto, uno immagina magari che stavo... Quindi voglio dire, si possono vivere le cose in modi del tutto diversi. Quindi io credo che quello che oggi manca è proprio una cultura della transizione antropologica. Dobbiamo capire meglio che tipo di umanità sta tracollando, quella che Ulrich Beck, un grande sociologo, chiama il catastrofismo evolutivo o emancipativo. Cioè la catastrofe di alcune cose non è che è necessariamente negativo. Cioè che tracolli il sistema capitalistico neoliberale non è che è di per sé un male. Beck dice: noi stiamo facendo i conti con tutto un rimosso che i secoli dell'industrializzazione, a partire dalla fine del Settecento, non ha voluto vedere.
Cioè, noi non abbiamo voluto vedere alcuni effetti catastrofici che stavamo producendo con un determinato sistema di sviluppo industriale, no? Per esempio sul piano ambientale. Non abbiamo voluto considerare tutto quello che stavamo devastando sul pianeta nella nostra corsa al capitalismo accelerato. Quindi lui dice: noi dobbiamo fare adesso i conti con quello che la psicoanalisi chiama il ritorno del rimosso, cioè sta riemergendo tutto quello che non abbiamo voluto vedere e che invece adesso dobbiamo vedere. Io credo che anche il Covid, se lo leggiamo in questa chiave simbolica, che poi è anche concreta, e non lo dico solo io, molti scienziati hanno fatto notare che è uno dei tanti effetti di un rapporto di devastazione nei confronti degli ecosistemi. Cioè siamo andati in qualche modo a distruggere determinati equilibri, siamo andati, come dire, un po' a rompere le scatole, se è pur vero, perché poi è tutto da dimostrare, che la storia dei pipistrelli sappiamo che è ancora del tutto un punto interrogativo su cui si parla molto poco, ma ammettiamo pure, e questo da che deriva? Deriva anche da un rapporto tra uomo e natura di tipo violento, soltanto estrattivo, che produce degli effetti. La stessa cosa che produciamo poi a livello personale, ed è quello che diceva lei, cioè oggi noi dobbiamo, a mio parere, ripartire da anche una cura, direi, del cuore della persona. È stato molto bello quello che diceva Bizzarri sul piano della cura della persona che la medicina spesso trascura. Io mi ricordo mio zio, che era medico, classe 1901, è stato allievo di Frugoni, e mi diceva che il suo maestro gli diceva: tu devi incominciare la diagnosi, cioè devi incominciare a capire la malattia del tuo paziente entrando nella sua camera. Cioè, già entrando nella camera del malato, gli odori, devi incominciare a farti un'idea. Cioè, un rapporto molto fisico anche. Io mi ricordo come mi visitava fisicamente mio zio, io ero un bambino, e io mi ricordo quando arrivava mio zio che mi incominciava ad ascoltare, si metteva con l'orecchio sulla schiena, mi diceva: respira. Io già mi sentivo meglio. Già mi sentivo meglio. Quindi noi dobbiamo entrare, secondo me, in un'ottica universale della cura. Cioè abbiamo bisogno di curare il nostro cuore perché è devastato, cioè questa cultura alienata, consumistica, materialistica, riduzionistica, nichilistica, sta devastando l'uomo nel cuore, ci sta riducendo a pupazzi insignificanti, a marionette di un sistema suicidario. E quindi noi dobbiamo partire da lì. La rivoluzione, io parlo di rivoluzione, di una rivoluzione indispensabile, antropologica, totalmente inedita, non violenta, che non ha nulla a che fare, diciamo, col colpo di Stato di tipo ottocentesco o novecentesco, ma che è rivoluzione perché è un cambiamento radicale. Ed è un cambiamento radicale indispensabile, perché non abbiamo alternative di sopravvivenza, lo vediamo dove stiamo andando, dove andiamo, e poi penso che gli interventi successivi potranno illuminare questo aspetto di pericolo serio. Quindi noi dobbiamo curare la persona, quello che in sociologia si parla di sé esausto, cioè gli umani oggi sono esausti, perché l'alienazione consuma, no? Il Censis prima del Covid ci aveva detto che il 74% degli italiani aveva sofferto nell'anno precedente di esaurimento esistenziale. E questo è un elemento devastante. Cioè le persone, e noi le raccogliamo nei nostri gruppi a migliaia, sono devastate interiormente. Manca un significato, manca l'energia vitale, l'energia erotica, che poi produce denatalità, impotenza, direi generandi, ma generandi non solo biologicamente, ma culturalmente. C'è una miseria culturale che fa paura.
Cioè, di fronte ad una transizione antropologica, noi abbiamo un ceto intellettuale di cosiddetti scrittori, filosofi, ma una cosa paurosa, spaventoso il livello, miserevole. Quindi dobbiamo prenderci cura del cuore, dobbiamo prenderci cura delle parole, curare le parole, cioè la cultura. Io ho lavorato, come forse sa, nella comunicazione di massa anche per tantissimi anni, a Radio Rai, ho fatto trasmissioni molto popolari, quindi ho sempre avuto molta cura della comunicazione, perché lo vedete poi dove porta una comunicazione fatta di parole assassine, di parole omicida, che sono le parole della pubblicità, le parole dell'informazione violenta e decerebrata. Quindi dobbiamo curare le parole e dobbiamo curare con le parole, non solo nella medicina, ma anche nella politica, perché anche la politica può, diciamo, ammalarti col disordine, con la confusione, con la mancanza di visione e di orientamento. I popoli si ammalano quando non c'è una visione. E quindi noi dobbiamo elaborare a tutti i livelli una grande stagione di cura. E io credo che questo sarà, potrà essere estremamente divertente. Cioè, io parlo di una rivoluzione allegra. Noi abbiamo bisogno di uscire anche da un clima plumbeo, da un clima plumbeo in cui siamo immersi, non solo per il Covid, ripeto, anche prima era plumbeo. Adesso direi che questo Covid è come una metafora perfetta della situazione, che però a mio parere già c'era. Cioè, paralisi, no? Paralisi, isolamento, asfissia e terrore c'erano anche prima. Io li denunciavo, li denuncio da 30 anni. Paralisi. È solitudine. Paralisi, cioè dietro questa frenesia cibernetica, questo falso movimento, come lo chiamava Peter Handke, questo falso movimento, in realtà c'è un blocco di cemento armato nelle anime, nei cuori, paralizzati. L'asfissia, parlavo di asfissia negli anni Ottanta io, di asfissia spirituale, adesso stiamo tutti fronteggiando questo pericolo polmonare. Abbiamo devastato e distrutto metà delle foreste del mondo, cioè i polmoni del pianeta li abbiamo devastati. E poi il terrore e l'isolamento, la solitudine assoluta di un mondo di false connessioni, dove in realtà le amicizie sono semplicemente click insignificanti. Quindi dobbiamo elaborare su tutti i livelli, esistenziale, culturale e politico, una grande stagione di cura dell'umano, di cura dell'umano. E questo sarà, secondo me, anche un grande conflitto. Non sarà facile, perché le potenze ostili, l'oligarchia, chiamiatela come volete, e essere, diciamo, accusati per questo di complottismo, denuncia chi accusa di essere veramente complottista, cioè di fare i complotti. Chi denuncia le persone che pensano e che dicono che c'è un'oligarchia di essere complottisti è perché sta facendo i complotti, perché altrimenti è talmente evidente ed è risaputo negli studi sociologici, economici, che esiste come un'oligarchia. Sappiamo i nomi e i cognomi di chi detiene il potere finanziario nel mondo, che sono un numero sempre minore. Ecco, questi poteri qui non hanno nessun interesse che tu, io e i nostri amici prendano cura del proprio cuore e quindi si confermino in una libertà. Questi poteri si adoperano e si adopereranno sempre più attivamente per eliminare anche solo la speranza della libertà. E quindi il conflitto si potrà inasprire. Ed è per questo forse dunque che i teatri o comunque i luoghi di ritrovo spesso ci vengono chiusi in questo periodo, forse per fare in modo, per ostacolare il nostro lavoro interiore che dobbiamo fare? Questo, cara amica, è un grande punto interrogativo. Io, un po' come diceva anche il professor Di Zarri prima,
mi attengo a elementi di razionalità e di conoscenza. Quindi è chiaro che noi poi possiamo fare ovviamente delle, come dire, congetture, no? Delle congetture. Io la direi così, una congettura. Io denunciavo già da anni, ed era evidente, che il sistema oligarchico stesse vivendo una certa crisi di consenso, no? E infatti c'era paura in quelle fila, no? Si incominciava a sentire che la rete non era controllata, che i mass media controllati non avevano più il controllo dell'opinione pubblica. E questo, se ti ricordi bene tutto il discorso sulle fake news, tutto questo discorso contro la rete, tutto questo discorso contro ogni opinione divergente accusata subito di essere populista, subito demonizzata, perché avevano paura, stavano perdendo un certo controllo. Quindi, diciamo, il Covid, questa situazione è l'ideale, ha rimesso le cose a posto. Io ripeto, senza dire che sia stato provocato, io non lo so. Quello che però vediamo è che questa situazione paralizza, come non avrebbero mai potuto sperare, i dinamismi. E quindi noi, che invece vogliamo che la dinamica prosegua, dobbiamo trovare le forme e i modi anche aggregativi, quindi sia culturali che politici, per invece utilizzare questo tempo per rinforzare e potenziare le correnti di contestazione radicale di questo mondo. Come avveniva, come ho detto, come è avvenuto per esempio nel XIX secolo, in cui è accaduto di tutto durante le pandemie di colera. Tra l'altro, c'erano i complottisti anche nell'Ottocento, cioè i mazziniani nell'Ottocento buttavano lì delle idee complottiste, che cioè i sistemi di potere assolutistico dominante fossero stati loro in qualche modo a facilitare o a indurre l'epidemia di colera. Quindi le cose si ripetono. A me non mi interessa, nel senso che non lo so. Però so che indubbiamente questa situazione è un ostacolo in più alla dinamica storica contestativa, e che quindi ci dovrebbe provocare a immaginare e a realizzare delle forme sempre nuove di aggregazione e di contestazione. Ma fatto specie, comunque, quando lei ha parlato delle lettere d'amore di Mazzini, in quei tempi comunque non c'era una paura della morte così forte come l'abbiamo ora. Quindi forse noi adesso dobbiamo lavorare anche su questo, sulla capacità di rielaborare dei lutti, a cui non siamo più abituati, a reintrodurre il concetto di morte nelle nostre vite e quindi a fare in modo di non vivere nel terrore. La malattia può esistere. Ed esiste nella sua natura l'uomo che è comprensivo anche della morte. L'uomo nasce e muore, quindi. È sempre così, cioè le grandi svolte a livello culturale e antropologico nascono sempre da un nuovo confronto con la finitezza. Hegel diceva che tutto lo sviluppo della coscienza umana avviene in un confronto col mistero della morte. Tutte le nostre creatività, tutta la nostra voglia di conoscere, di ricercare, la scienza, il pensiero, la fede, la politica, è sempre un confronto che l'uomo ha col mistero della propria finitezza. Ed è per questo che i poteri di questo mondo vogliono che oggi l'uomo si dimentichi di sé, fino a dimenticarsi anche della propria finitezza, per vivere in un terrore cieco e in una dimenticanza cieca. Quindi noi dobbiamo anche qui, direi, scavare nel mistero dell'umano, cioè ritrovare il gusto di essere umani, di essere un mistero, di essere un mistero che però ricerca un senso. E questo ha a che fare con la morte. E ha a che fare con il superamento non della paura della morte, che è assolutamente umana, ma del terrore paralizzante. Quindi la morte, io ho scritto una poesia sulla morte che ho intitolato Il vero motore. Cioè la morte può diventare un motore di creatività e anche di contestazione rivoluzionaria.
Quindi non una paralisi, ma un motore, cioè una dinamica. Montaigne diceva nei suoi saggi che se tu non superi la paura paralizzante della morte, rimarrai sempre schiavo. E quindi è indubbio che questo terrorismo, che descriveva molto bene Bizzarri, questo terrorismo quotidiano di numero di morti, di immagini sempre le stesse, poi io sono un tecnico della comunicazione, loro usano sempre le stesse, certe immagini di terapia intensiva sono le stesse che ci facevano vedere a marzo e probabilmente non ne hanno fatte tantissime, no? Non voglio dire che non ci siano, ma insomma è un'ossessione, capisci? È un'ossessione e questa l'ossessività è sospetta. Perché è un'ossessività terroristica che non ha nessun effetto benefico. A che serve? Serve soltanto a far sì che appunto uno c'ha mal di pancia e va subito al pronto soccorso perché pensa di avere il Covid e che se ha il Covid morirà. Sì, c'è il professor Bizzarri che voleva intervenire. Io mi scuso brevemente, ma siccome io sono uno di quelli che per mestiere, mi dispiace dirlo, vedo un morto al giorno. Allora, a me c'è un aspetto che fa un po' sorridere. Innanzitutto, vedete, qualche tempo fa ero perito in un tribunale in una causa, c'era una persona, un giovane di 94 anni, che era deceduto, c'era un processo, e il giudice mi diceva, ma lei mi deve dire perché è morto? E io gli dissi, signor giudice, io non so come spiegarglielo. Vede, hanno inventato la morte, no? Che vuol dire? Io c'ho una, avevo a quel tempo ancora una 126 rossa, ce l'avevo da 30 anni, credo, non lo so. Dico, vede, signor giudice, uno di questi giorni girerò la chiavetta dell'accensione e il motore non si accenderà. Perché è morto? Perché ha smesso di respirare. Cosa vuol dire? Io concordo con tutto quello che ha detto il dottor Guzzi e veramente mi fa piacere perché mi riporta dentro il vivo di un'esperienza reale. La morte è la nostra esperienza. Vediamo di capire, quando la tradizione cattolica ci dice che è una valle di lacrime, non sta scherzando, è vero. E il problema della nostra cultura è che questa cultura ha voluto rinnegare e rimuovere l'esistenza della morte. Sono terrorizzati al Covid perché erano convinti che avevano costruito una società che avrebbe permesso la vita eterna a chi dicono loro, perché infatti sono prontissimi a sbarazzarsi degli anziani. Perché? Perché l'anziano disturba questa narrativa. Ci dice che nasciamo, cresciamo e poi invecchiamo. E io pure vorrei tornare a 20 anni fa, quando ero alto 2 metri, biondo e con gli occhi azzurri, però mi dicono che non è possibile. Ora c'è un'opportunità in questo. Vedete, l'opportunità è che recuperiamo il senso vero della vita. E mi fa specie che il Papa attuale abbia dimenticato una preghiera fondamentale di San Francesco, che dice: Beata nostra sora morta corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. E poi aggiunge: beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, che alla morte seconda non farà male. Cosa vuol dire? Tutte le vie di realizzazione spirituale partono dal presupposto che ti confronti con la morte, che è l'unico modo per rendere eterno il presente. Quando i trappisti o i samurai si incontravano e si dicevano: ricorda che domani devi morire. Che vuol dire? Vuol dire che se è vero che domani devo morire, oggi mi preparo, ma il mio oggi diventa l'eterno presente. E una volta la medicina aiutava. Io dico sempre: il medico aiuta il paziente ad affrontare una prova. Quando Kierkegaard, autore che nessuno studia più ovviamente, scriveva La malattia per la morte, io ne ho riparlato nel mio libro La mente e il cancro, dicendo proprio che oggi la malattia è l'ultima opportunità perché gli uomini si riappropriano della propria umanità. C'è un bellissimo film tratto da un romanzo di Dick, che è L'uomo bicentenario, dove il paradosso è che un robot, per quanto perfetto e immortale, alla fine, per diventare uomo fino in fondo, per recuperare i valori, lo spirito
che è quello che muove le montagne, alla fine deve accettare di poter morire. Questo è il significato. Allora, questa può essere un'opportunità per rimettere la nostra società sui piedi veri che l'hanno resa grande, che sono le cattedrali che oggi qualcuno brucia, perché le cattedrali tecnologiche, quelle lasciano solo rovine. Questa società ha voluto mettere sotto il tappeto l'idea della morte. È una cosa, e quando poi la morte gli è arrivata, non l'hanno saputa riconoscere, come la maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Abbiamo pensato di racchiuderci nei giocattoli tecnologici. Sono tutte fesserie. Io sono uno scienziato, ma vi dico una cosa. Le grandi domande, chi sono, dove vengo, dove vado, la risposta non ce la dà la scienza. È un altro percorso. Diamo alla scienza quello che è della scienza, alcune cose utili, soprattutto quando può fare delle misurazioni, perché se non può fare misurazioni la scienza è inutile, e tutto il resto recuperiamo il valore di altri strumenti, la filosofia, la teologia e quant'altro. Scusate se sono intervenuto. No, io vi ringrazio molto per queste riflessioni, perché sono tra l'altro molto d'aiuto per noi, per questa nostra piccola redazione che sta ancora vivendo un lutto in maniera fortemente drammatica, nonostante siano passati più di 6 mesi. E quindi il parlare di questo penso che sia per me che per i miei compagni, amici e colleghi è molto importante, non solamente per il pubblico e per poter aiutare ad un cambio di questa società. E il professor Guzzi, immagino, volesse continuare e aggiungere qualcosa. No, sono perfettamente d'accordo e sono veramente felice anche per i riferimenti che ha fatto il professor Bizzarri, che avrei potuto fare perfettamente anche io, quindi sono d'accordo, siamo in un punto di svolta, siamo ad un bivio che è sempre più, direi, evidente, tra disumanizzazione radicale, sempre più radicale e direi sempre più esplicita, e un ricominciamento che è in realtà un ripartire dal fondo, quindi non è facile e non è indolore, perché stanno crollando molti assetti e continueranno a crollare. Quindi ancora Beck parla di crollo e risveglio, mette insieme crollo e risveglio. Quindi in questa fase credo che la responsabilità nostra, cioè di persone che vogliano pensare e che vogliano favorire il passaggio in chiave evolutiva, sia crescente, una responsabilità crescente. Dobbiamo lavorare molto per creare una massa critica aggregata che possa operare anche a livello culturale e poi politico, perché alla fine nella democrazia ci vuole uno sbocco anche politico, per impedire i progetti più o meno consci, non lo so, ma comunque i progetti di disumanizzazione che non possono che essere sempre più forti, perché più, diciamo, l'insostenibilità diventa evidente del sistema, più il sistema deve rendere gli umani cretini, li deve rintontire, li deve rendere impotenti, impotenti mentalmente. Ecco perché io insisto nei nostri gruppi da 20 anni su discipline mentali, pratiche regolari, interiori, perché, come diceva Bauman prima di morire, se vogliamo fare questa rivoluzione culturale abbiamo bisogno di menti lucide e nervi d'acciaio, diceva, e queste sono qualità che non vengono, diciamo, da sole, le dobbiamo coltivare. Mi piace anche l'immagine del samurai, perché ci dà l'idea di una grande disciplina interiore che poi si sa manifestare in una straordinaria efficacia pratica.